siamo qua oggi in Piazza Maggiore, un buon simbolo di Bologna, no? Vicino a dove c'è la sede del gruppo Maccaferri. Siamo qua per dire ai cittadini bolognesi, alle istituzioni e alle banche che ci sono 350 lavoratori che oggi hanno scioperato per dimostrare e per chiedere a tutti i soggetti che oggi sono interessati alla crisi del gruppo Maccaferri di dare una possibilità a questa azienda. Un'azienda che ha più di 80 anni, un'azienda che è la storia della metalmeccanica bolognese, un'azienda che è leader mondiale, un'azienda che è piena di ordini, un'azienda che rischia di fermarsi, che rischia di morire per inedia, perché la situazione del gruppo Maccaferri sta mettendo davvero in serie difficoltà un'azienda che dopo tanti anni di sacrifici è riuscita a trovare la sua linea di galleggiamento, a riproporsi sui mercati internazionali come azienda leader nel settore degli ingranaggi, delle macchine utensili e della trasmissione dei sistemi. Oggi noi siamo qua per porre al centro, ripeto, siamo nel cuore di Bologna, il fatto che istituzioni, banche, comune, regione, provincia si devono sedere a un tavolo con le organizzazioni sindacali, bisogna trovare una soluzione che salvi 350 posti di lavoro. Sono oltre 2.400 le lavoratrici e lavoratori metalmeccanici di Bologna in ammortizzatori sociali, in cassa, in contratto di solidarietà, in aziende in crisi. A questi lavoratori si aggiungono le crisi finanziarie. Oggi siamo qui con i lavoratori e le lavoratrici della SAMP Bentivoglio, gruppo Maccaferri. Non possiamo lasciare soli i lavoratori, la FIOM è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende che sono in difficoltà e chiede un nuovo patto per attraversare la crisi, un patto che riguardi le associazioni delle imprese, le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali. Bisogna usare gli ammortizzatori sociali, non licenziare nessuno, bloccare i licenziamenti, tenere sapere e intelligenze dentro le fabbriche e scommettere sulla solidarietà. Oggi c'è un paese più diviso, incattivito, più povero del 2008. Non possiamo lasciare i lavoratori da soli. Chi ha creato la crisi deve pagare, i lavoratori non possono pagare per gli errori delle imprese, gli errori di un capitalismo e di un padronato che ha guardato ai propri interessi e non a quelli delle imprese. Quindi abbiamo bisogno di rispondere al rischio di una divisione del paese con più solidarietà, che è la grande forza delle lavoratrici e lavoratori della classe operaia da sempre ed è quello strumento che dobbiamo utilizzare per attraversare la crisi senza lasciare da solo nessuno.